Wild Side Basketball. Attenzione, Nicola, attenzione. Ero pronto sto giro. Ero pronto. Non ti sei esercitato. Wild Side Basketball, puntata numero 22. E qui arriviamo già. Ciao Nicola, tutto ciao. Bene? Ciao Michele, sì, bene. Come no, prima, detto, come tre minuti fa hai detto no, perché hai fatto lo sloco. Sì, sono ancora vivo, quindi bene. Bene. Ricordiamo che Nicola testimonia due volte l'anno la sua presenza su Facebook e l'internet impazzisce, gente che scrive, gente che non vedeva da 10 anni che lo contatta, roba. Gente che deve ancora vedere. Gente che deve ancora vedere, esatto. Che vedrò. Che vedrò, esatto. Dall'altra parte del tavolo, Edo Sperandio, con una foto non esattamente... Sì. Piacevole davanti a noi. Riparliamone, amici, perché buona la seconda questa sera. Facciamo vedere agli amici a casa. Ho qui davanti a me il mio caro e amato Paul Pierce. Che... Chi è? Che è un giocatore, una persona che si è approcciata al mondo della pallacanestro tanti anni fa. No, è il karma, perché una settimana fa, come ben ricordi, non so se te ne ho parlato prima, vagamente, abbiamo discusso io e te sulla figura di Paul Pierce, che a me non fa troppo impazzire. E il karma di Simone Capraro questa sera mi ha piazzato Paul Pierce autografato qua davanti, gentilissimo, grazie. Prego. Ripartiamo. Ma passiamo ai nostri ospiti che tu hai già presentato. Quindi alla tua sinistra, Simone Capraro. Ciao raga. Al secondo autoinvito. Al secondo autoinvito. Al terzo perché. Terzo autoinvito perché lo rifacciamo. Esatto. Che è fresco di rientro da un viaggio a Boston in cui ha avuto, si può dire, culo in televisione? Sì, assolutamente. Si dire. Tanto ce l'ho anche fisicamente, quindi sì, non sì, è un problema. Ha avuto il culo di beccare una partita Boston-Cleveland. Me mi sono sempre domandato, è stato turismo sessuale, ovviamente. Sì, ma certo. Ah, ok, bravo. Boston, culo. Che ne so io. È andato a donne con Aaron Baines che, esatto, emozionato da quanto è stato bravo, gli ha fatto l'autografo. E ti ripeto, il famoso detto che dove passa il treno non cresce più l'erba, quindi povero Capraro, mi sa che dopo non vogliamo indagare oltre. Allora, alla mia destra invece l'ennesimo rappresentante dell'argine basket, esatto, Marco Tosetto. Ciao Marco. Tutti. Senza felpa verde, fra l'altro. Senza felpa verde. Correttamente. Che noi ringraziamo, ovviamente, perché ci ha creato problemi nella primissima puntata. Vabbè, non importa. Bravo. Allora, ovviamente, qui stasera con gli ospiti si parla di Serie D, che tutto sommato è un campionato che sta dando... Piace. Esatto, una... diverse soddisfazioni. Esatto. Allora, partiamo dall'argine, che è la più alta in classifica in questo momento, che però arriva da una sconfitta 6-4-6-2 in casa contro Roncaglia. Marco, come è andata la partita? Sempre punto a punto? No, o... no, mai stati sopra, sempre a inseguire. L'unica nota positiva, devo dire, il rientro di Busata, abbastanza in forma. Abbastanza in forma, 12 punti per noi. Quindi quasi doppia. Attenzione, addirittura rimbalza, ha dominato. Sì. Interessante. Dopo l'infortunio ha il quadricipite. L'ennesimo ormai per secondo. È il mestiere là. Quella roba là. Quello. E sconfitta pesante, però, se non vado errato, Marco, visto che Roncaglia comunque era a pari punti. Sì. Adesso pari punti, quindi scontri diretti a favore loro, quindi siamo dietro. Tecnicamente, però sempre sesti in classifica, quindi tutto importante è salvarsi tranquilli. Vabbè, no, la zona playoff la sì, vedete. Dai, sono... cos'è? 10, sì, dai, la decima è Vigo d'Arzare, 14, 10 punti, sì. Tranquilli, sì, sono tutto sommato abbastanza sereno. Marco, ti vedo preparato sul campionato. Preoccupato! Classifica, ce l'ha sott'occhio! Sottoscala non lo sa, né i risultati degli altri, non sa nemmeno con chi gioca. Se non il giovedì sera, durante le convocazioni, orari. Ma questo è l'approccio giusto, devono essere gli altri ad avere i pensieri, non Tosetto, scusa, giusto. Lì, mezz'ora della partita, gioca, doccia a casa, a posto così. Pizzetta, e via. Arriviamo all'ospite che si autoinvita, ovviamente. Sì. Simo, a parte un ciuffo clamorosamente impennato stasera. Sì, ragazzi, ero nel settore e sono tornato, fra l'altro. Ma con Natural o c'è il Jelly? Già Jelly. Gel, però lo primo quel foglio gli do la giusta direzione. Ma i segreti non possiamo rivelarli. Sono sì, esatto. Come stai la macchina. Se veniva in moto senza casco. Leccata di vacca. Esatto. Allora, arriviamo alla partita all'ultima. Persa
in casa contro Vigo d'Arzere, all'overtime. 7-3, 6-9 all'overtime, con un Ricky Zanini che ne sgancia 30. Ah sì, tanta roba, tanta roba. Io 30 da Ricky non mi ricordo, è uno che i punti nelle mani ce li ha, ma 30... Beh, diciamo che ultimamente il gioco grava, gira molto attorno a lui, quindi giustamente anche molte possibilità di segnare, ed è un ottimo tiratore, quindi ragazzi, tanta roba. Niente da dire. Però se posso fare una piccola nota, sì. Oltre a Ricky, di grandissimo spolvero, nel suo anno reale 69, Mauro Lanzi, è tornato veramente... Sta dominando? Guardate, la partita contro Peschiera di tre settimane fa. Sì, fa. Giocata fino all'ultimo, perché pensa di 5 punti alla fine. Sì, esatto, quindi tanta roba. Clamorosa la stoppata su... come si chiama? Darko Babic. E contropiede, scarico, tiro da 2. Wow! Maurone... Ma non è idolo assoluto. Chapeau, 69 contro 70. Perché Darko Babic giocava da secondo, giocava il cambio di Mauro Lanzi, non so dove. Andate indietro, forse, può essere. Esatto. Ancora quando io e te eravamo giovani. Non erano nei pensieri della mamma. E nemmeno no, io penso. Penso che io ci giocavo contro. Contro la mia mamma? Questa è una battuta che si potrebbe ritorcere gravemente, ma essendo un signore soprassediamo sui dettagli. Comunque Ricky, tanta roba, bravo. 30 non facile da mettere in una partita del genere, anche perché anche per voi era una partita decisamente importante per la classifica, ovviamente. Simo, come lo vedi il campionato, la prima stagione di Serie D per Schio quest'anno? Al di là della classifica, che può essere più o meno veritiera o bugiarda. Diciamo che noi dobbiamo ancora convincerci dei mezzi che abbiamo, perché io faccio sempre riferimento all'ultima partita che mi è molto semplice. Un paio di volte non siamo riusciti a trovare la giugulare, come si dice, della partita, perché vai sopra di 3, di 5, mancavano un paio di minuti. E lì devi finire lì le partite, devi fare l'ennesimo canestro e ammazzarli, che a un minuto è finita la partita. Certo. Invece non siamo riusciti così, anzi abbiamo sbagliato, e siamo forse in esperienza, si porta a sbagliare, quindi canestro più fallo, piuttosto che un canestro semplice, dipendendo scarico, e dobbiamo ancora convincerci che comunque ce la possiamo fare, tra virgolette, bene o male contro tutti, tranne quelle 2-3 che sono un'altra categoria, un'altra classifica, che per carità il signore, tanta roba, come ho detto io, e però quello, ci manca la convinzione, secondo me, questo qui. Per il resto il gruppo c'è, il coach anche, quindi possiamo non si può lamentare. No, scusami, vai. Le prossime, anzi domani. Anzi stasera che andrai in onda, domani è turno di Champions, praticamente turno di Champions, molto importante contro Malo, quindi un'altra partita da vincere, e poi un paio di derby che si chiude fra due settimane, anzi settimana prossima, con il signor Tosetto qui accanto. Ma Simone, cioè, toglimi questa curiosità, hanno già fatto le convocazioni per domani? Questa invece è gratuita. Dico, questa è un po' gratuita. Chiudi tutto che andiamo a casa. Basta. Ciao, grazie. No, sono gravemente ferito perché domani non gioco e c'è una rabbia che mi scorre un po'. Vabbè. È questo, mi fido dei miei compagni. È quello che ti porterà a dare il meglio di te la prossima partita. Se ti convoca. Se ti convoca. Ma se posso scegliere, salto la prossima, vado contro Tosetto, ma è più una legnata. Tra l'altro, a proposito di derby, domani sera abbiamo un altro derby. Sì, l'ho scoperto adesso. Araceli Argine, ore 21 al Centro Sport Palladio. Quindi perché tutti convocati? Tutti convocati, sì, come sì. Anche Capraro. Potrei venire. Sarà te libera, quindi. Libera. 10. No, 9. No, 10, dai. 10. Qualche acciaccato infortunato? No, Tommaso Campagnaro, partito per Barbados. Beh, però noi Luca Zeffiro è tornato da Chicago e gioca domani sera, in teoria. Non so la convocazione, io no. Se non da posto non gioca. Ma basta, poverino. Basta. C'è un limite, c'è un limite. Anche ridotti, Marco, domanda, domani sera come la vedi? Fattibile? No, sì, fattibile, no, sempre no. Fattibile. Dura, come la vedi? Dura. No, sì. Sempre un derby, sempre un derby? Sempre un derby. Anche perché Argine, Araceli, vabbè, no, 24-20 in classifica, però se si può allungare meglio. Meglio, molto bene. Più punti e si portano a casa prima, meglio.
Io invece ho una domanda per Simona, che ci siamo visti l'anno scorso che eri reduce da un crociatino nuovo o ancora da... No, nuovo se non sbaglio. Sì. Nuovo, sì. Non è già nuovo operato, da poco. Sì. Come procede la riabilitazione, ritornare in campo? È lunga, cioè non devi fissare una data, rientro quel giorno. Ciò mi conforta molto. Però devi metterci costanza, metodo e tanti soldi. Cioè, e quello è il trucco. Però a parte questo... Posso dirti, è la roba che omettono tutti, cioè non dice mai nessuno, però bisogna spendere. Però bisogna spendere di quei... Assolutamente. Di abitazione e soprattutto avere qualcuno che ti segue. Prossimo, dalle tue partite che hai giocato quest'anno... segnali confortanti, almeno tabellino, ti ho visto bene, no? Sì, sì, sono molto contento, dopo, diciamo, non ho mai giocato più di 19 minuti, di verità. 19 vado al massimo, preciso, con Roncaglia, gioco 19 minuti a Roncaglia, però, senso, io sono uno che passa poco, diciamo, quindi direi che non è tiro, quindi... È nobile, nobile posso dire, ne abbiamo visti tanti passare dentro questo studio di gente a cui piace tirare. Sì, sì. Ma in primis, ma vabbè sono un altro discorso. Sono però io la passo ogni tanto. Bravissimo. Testimone il signorino qui accanto. Tanto con Harvard University di Boston. Vado apposta. Preso a Boston. Ecco. Vabbè. Comunque, no, dai. Secondo me in 9 mesi si torna tranquillamente a giocare. Dall'operazione. Io mi sono parlato esattamente a San Valentino l'anno scorso, quindi è un anno fresco. Arrivando, visto che continuiamo a nominare Boston, Paul Pierce, abbiamo magliette, possiamo anche non farlo. In prima fila qui davanti a parliamone. Allora, Simone è qui anche perché è stato recentemente, freschissimissimamente, a Boston a vedere Boston Celtics contro i Cleveland Cavaliers. Proprio nel giorno della mega trade che ha sconvolto tecnicamente i piani oltreoceano. Raccontaci sto viaggio. Però io faccio una premessa prima. Raccontaci Brian Scalabrini. Perché la foto che abbiamo messo anche sulla nostra pagina Facebook, secondo me, merita di essere raccontata. Uno, dove l'hai incontrato? Certo. E due, se sto personaggio è realmente così disponibile. Secondo me l'hai incontrato al bar. No. Allora, parliamo della fine che è Brian. Allora, ero fuori dallo store ufficiale dei Boston Celtics, che è anche quello del Loki di Bruins, se non sbaglio, che stavo aspettando la mia famiglia, ero io memorosa, e via di dentro a comprare qualcosa. Qualsiasi cosa? Beh, meglio Kyrie, penso, mio fratello, vabbè. Era lì che aspettavo e ha detto che stavo facendo la foto che nel 2011 i Bruins hanno vinto la Coppa. Stanley Cup. Vabbè, ero lì. E sento, diciamo, delle persone che lì che aspettavano come me, lo stadio era già vuoto, tutti quello dei vuoti, e sento: "Ehi, Scal, ehi, Scal!" Io mi giro e faccio: cosa dicono questi qua, Scal? Pensavo Scale, visto dell'inglese maccheronico. Mi giro e vedo questo elemento di 2.07 che si avvicina. Tutti vanno incontro, avevamo una decina di persone, tutti fanno la foto. Prima di me c'era un ragazzo con il capello di Cleveland, e si è invitato a fare la foto. Ha detto no, l'ha scavalcato, ha preso il mio telefono, ha fatto il selfie lui, l'ha preso in mano e grazie, e mi fa red hair e dice ok. Tecnicamente sembravate gemelli separati dalla nascita, perché tenete la somiglianza alla anche il talento è lo stesso, anche il talento sì. Anche l'arroganza soprattutto, insomma, però è stato veramente inaspettato, e lui è disponibilissimo, ha fatto foto con tutti, ha fatto autografi che voleva autografo e ha preso in braccio un paio di bambini, tipo il papa praticamente. Sì. Ma è passato così in mezzo al corridoio come se fosse normale. Bellissimo. Lui tra l'altro, se non sbaglio, fa l'opinionista per la TV dei Celtics. Sì, intervista anche gli allenatori durante sì. Infatti era giù nel parquet per la celebrazione di quel piece. Vabbè, comunque il viaggio è partito settembre l'anno scorso. Benissimo. Durato 6 mesi di aereo. Il giorno della trade il papà è riuscito a comprare i biglietti e in base alla partita ci siamo adeguati per il viaggio. Un paio di settimane, 2 mesi prima abbiamo saputo che c'era anche il ritiro della maglia Blue Spirits, perché non si sapeva, e ho detto ragazzi qua a fagiolo. E niente, avevo il biglietto che sopra di me c'erano i piccioni, le colombe, quando però si vedeva bene. Va bene. E niente, lì ti godi lo spettacolo, ragazzi. Cioè, chi non c'è mai stato è un
fate questo investimento, andate, buttatevi altri 1000 euro, andate a vedere anche Indiana Phoenix, non è uguale, è uguale ragazzi, però tanta cosa. Com'era la domanda, perché c'era una partita importante ovviamente, perché LeBron contro Kyrie, la trade che ha coinvolto Isaiah Thomas e il tiro dalla maglia. Era decisamente troppo elettrico l'ambiente, visto anche le magliette messe su ogni seggiolino. Com'era l'ambiente? No, era giusto. O meglio, i tifosi Cavs, a dire di mio fratello, c'erano gran pochi. E... cioè tuo fratello ha avuto un'arroganza di mettersi... Sì, ma intanto lì è bellissimo, ma l'America sì, è bellissimo, certo. Perché nessuno ti rompe le scatole. Lui ha stratifatto LeBron dal primo secondo all'ultimo, gridando anche in inglese, quindi lo capivano. No, anche facciamo tre in italiano, no, non ti capisci nessuno. Magari. E non rischiamo le botte, di altro, no? Fuori ci aspettano. Sì, esatto. Invece tutto tranquillissimo. Loro erano molto carichi, speravano veramente una vittoria, perché... sì, sia un po' perché eri, sia un po' perché c'era Paul Pierce lì a bordo campo, comunque incitava le folle. Facciamo un po' di pubblicità occulta. Ecco. E penso che se avessero vinto sarebbe stata una festa ancora più grande. No, però ha preso 30. Sì, esatto, diciamo che l'ultimo quarto, 12 minuti, il coro era "We want Paul Pierce". Pum, fine. Basta. Loro erano lì per quello, perché poi Pierce per loro è lassù, come dicono loro, no? E va bene così. Insomma. Nei rafters. Te hai visto LeBron, non da vicinissimo immagino. No, però l'ho visto bene. Era più grosso di tutti gli altri. No, era più dominante di tutti gli altri. Ok, appunto. Avevo un tifoso bostoniano, non so come si dice questo bostoniano. Bostoniano, sì, bastardo. Ecco. E che tra l'altro l'ho uscito la birra in testa mia morosa. Vabbè, cose che capitano. Vabbè, diceva solamente "too easy", troppo semplice. Lui è così devastante, va il triplo degli altri, che è tutto troppo semplice per lui. Ti ha chiesto a chi tifi esattamente? Mamma mia, ecco, io stimavo Simone Carraro un giorno, poi ho scoperto che tifa Warriors. Tieni per la Cina? Non ho detto niente. Vabbè, Simo, c'è la porta. Possiamo chiuderla qui. Però porto via le paste. Cioè, no. Cioè, no, abbiamo invitato uno che tifa Warriors e mi ha portato Boston. Cioè, il più neanche interista. Tragedia. No, disastro assoluto. Tragedia. Play. Sto zitto. Veniamo allo Stargame. Punto. Domanda. E la faccio a Marco, visto che è, secondo me, uno dei più eminenti saltatori della Serie D. Ma puoi anche allargare un pochino. Possiamo allargare? Sì. Ok. Io me ne ricordo una schiacciata nello specifico a Peschiera, l'anno in cui ho vinto il campionato, in cui te hai staccato, penso, dalla linea del libero. Sì. A difesa schierata. A difesa schierata. Adesso magari la percezione mi inganna, però... No, vabbè. Onesto. Sì. Sì, ma in scioltezza, una roba incredibile. Poi magari... Eri giovane. Siamo nel 2006. 5, 6, 2006, Nicola, 2006. Te ha il playbook, no, il 2006. Domanda, guarda le schiacciate dello Stargame di quest'anno, l'hai vista? No. Allora non ne parliamo. No, ho visto gli highlights. Gli highlights, vabbè, ok. Niente di che? No. Meglio l'anno scorso? Beh, l'anno scorso ho fatto schifo uguale. Top 2000, ragazzi. Vabbè, ok, e quella la mettiamo in bacheca e ciao. Secondo te però Donovan Mitchell ha vinto meritatamente quest'anno con la schiacciata simulando Vince Carter? No, ne parliamo dopo. Donovan, siamo un po' in cattivi. Io ti dico, posso dire la mia, chiudo. Era molto più bella la schiacciata di Larry Nance Senior di quella di Larry Nance Junior. Verissimo. E sì. fatta con più classe, con più salto, con più scioltezza. Secondo me quella impressionante di Larry Nance, al di là quella sul tapin, che è stata comunque bella. Interessante, sì. Però non televisivamente scioccante. È stata l'altra dove ha fatto il mulinello, dove secondo me ha avuto una rapidità di muovere il braccio, una potenza veramente importante. Secondo me, questa grande schiacciata non ha convinto tantissimo. Io avevo una domanda per Marco, in realtà. Marco non si ricorda, ma è stato un anno o due mio vice allenatore quando ero scoiattolo. Scoiattolo! Da bimbo vedevi questo che schiacciava e dicevi wow!
La mia domanda è, in una competizione come la gara delle schiacciate, in cui tutto sa un po' di già visto, sì. Ogni anno vedi delle schiacciate e dici bellissima, però l'ha già fatta X tre anni fa, sì, esatto. Quanto è difficile riuscire a innovare, a fare qualcosa di diverso? Al giorno d'oggi? Troppo. Ormai secondo me si è già visto un po' tutto. Questo è il declino della gara delle schiacciate. Io posso dire una cosa? Certo, Simone. No, devi. Io ho visto ieri un... Non so se avevi visto, non so se segui Shaq su Facebook, che ha messo un video di, con scritto When I Can See This. La 7-20. Sì. Se penso che tipo Zach LaVine piuttosto che Aaron Gordon... Ma sai che secondo... anche Wiggins l'ha fatta in scadente, scusate. Sì, sai che secondo me fare una 7-20 per giocatori già che comunque sono dei super atleti, forse lo considero troppo rischioso, cioè rischio di farsi male. No, io credo sia oltre i limiti della fisica. Deve avere un corpo fatto apposta, secondo me. Quello che tanti bombati nel senso cattivo, ma proprio grossi fisicamente è più difficile. Questo è vero. Io ti dirò che ci sono dei capisaldi nella storia delle schiacciate. Kenny Smith. Ok, sì. Kenny Smith senior, e io credo, vabbè, Michael Jordan non lo diciamo nemmeno, Dr. J, visto che diverso, già diverso, perché insomma, guarda che primo più grande, guarda che il problema è che non siamo documentati, perché Artis Gilmore, Michael Thompson ai tempi facevano delle schiacciate molto simili, eh? Sì. Molto simili. Come al solito discorso, Nick, mediaticamente parlando, è certo. Stato il primo a avvicinare il mondo delle schiacciate al grande pubblico. Ma ti dico, l'unico che ha veramente... Allora, l'introduzione del passaggio tra le gambe, Vince Carter, ok? E poi LaVine, cioè lui ha creato delle robe... Sì. Aaron Gordon che va sotto le gambe... Però, sì, è totale, quella è totale potenza. È quasi sciolto. Cioè, sì. Tu preferisci la plasticità alla potenza. Assolutamente sì, è perché è proprio nuovo. Cioè, sì, quella di Gordon sotto le gambe. Cioè, tu hai mai provato a portare le gambe in salto? Cioè, già quello. Cioè, quello è complesso. Devi saltare una mascotte, pigliare la palla, farla passare sotto le gambe. Incredibile. Una roba... Quello è assolutamente incredibile. La Vin è naturale. Sì, lo fa di natura. Per me era già un lusso saltare. Sì, ma figurati. Io se toccavo la lettina. Mentre buco sulla gazzetta, mi dice. No, io sinceramente tutte le schiacciate che ho fatto in partita io ci ho provato, però no, ma mi hanno detto che non sono così bravo. No, neanche bello forse. Ultima domanda per Marco. Non è vero. Tu ne hai fatte tante di schiacciate, anche in campionato, a difesa schierata, in contropiede. Ce n'è una che particolarmente ti ha gasato o che ti è piaciuta? Piaciuta? Sì. A livello personale? Sì, io metto Peschiera. Io ne ho un'altra. Voi non l'avete vista, è stata una roba imbarazzante, perché dopo 6 minuti di partita la partita è finita. Poi ha guardato questo e ha detto, cazzo facciamo qua? E di fatto la partita è tipo finito sul più 30, una roba del genere. No, forse Peschiera, sì. Adesso ricordo più Peschiera di tutte, sì. Io ricordo con gioia un Camisano Angarano dove Tosetto ha preso una linea di fondo e il pallone è finito a metà campo. No, forse con Tiene era quello. No, Camisano Angarano. Io invece due azioni, una schiacciata e una stoppata nella stessa partita. Un Polaro Camisano che in testa a Bertoldo, cosa... E si è partito da metà campo, terzo tempo, questo è un tosto party che palle. Sì, ciao. E dopo incontro un piede che è chiodato Gasparin, che c'è il stampo del pallone sul pezzo alto del tabellone. Sopra il pallone a metà campo. Sopra la tabellina. No, è detto quasi sulla riga bianca che contorna il tabellone. posto così per stasera. Ciao, grazie. Posto. Pari opportunità, la tua schiacciata migliore? Al campetto, è documentata. Sei documentata? Te faccio vedere, ce l'ho. Filmato addirittura? Assolutamente dopo sì. Dopo la carichiamo in esclusiva. Sì, benissimo. Ce l'ho. Chiudiamo così, con un Simone Caprara che ci mostrerà dei video... Imbarazzanti. Esatto, non esattamente vietati ai minorenni. Detto questo, ultima domanda per Simone, ultima domanda per Marco. Da qua alla fine stagione, Schio, dove la vedi? Sinceramente, sì. voglio il decimo posto, voglio il 21 aprile, nessuno mi crede, tutti mi dicono ma sei pazzo, no, perché non, come dicevo prima, non siamo convinti di quello che siamo.
Anche io ho il decimo posto. Anche perché i playout è sempre una rumba poi, no? Certo, io ho il decimo posto. Great expectation. Mm-hmm. Marco? Punto in alto, quarti. Bravo! Ma il Solesino, Peschiera, Altavilla, andate. Mm-hmm. Tutti lì, quarti. Mm. Altavilla, con la sconfitta di Peschiera l'altro giorno, ha messo la pietra tombale sul campionato, secondo voi? O è ancora prestino per sì, definirlo? Per me sì. Ancora prestino. Però squadra più strutturata, più completa, panchina più lunga, Peschiera, tolto Babic, poca roba. Babic è bravo. Me no, però vabbè. Infatti 28 l'ultima volta Babic. Babic è un altro livello, un altro pianeta. Cioè illegale per la Serie D. A 40, 5, 42. 42, illegale. Illegale. Compiuti. Illegale. Punto fine. Noi ringraziamo ovviamente Marco Tosetto, Simone Capraro. Grazie a voi. Grazie a voi. Sempre piacere. Domani sera Marco impegnato al Centro Sport Palladio contro Aracelli, ore 21. Simone Capraro al Centro Palladio. Al Centro Sport Palladio a vedere il suo amico. A vedere Tosetto. Esatto. Esatto. Noi ci vediamo dopo perché è ora di parlare di All-Star Game. No, sì, parliamo di All-Star Game. Parliamo di Fergie, secondo me, che è la sì, cosa più sì, bella sì, dello All-Star Game. Signori, noi ci vediamo dopo. Ciao. Settimana dell'All-Star Game. Stavo prendendo paura. Attenzione. Ma Michele, ti posso assumere come life coach? Sì, quando vuoi. Con questo entusiasmo. Io prendo anche poco, se vuoi. Sì, 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 no, sì, non chiedo grosse cifre. Pizza. Sì. Coca. Pizza Coca-Cola. Forse Coca non vedo tanta. Di Coca-Cola. Intanto, ciao Riccardo Marola. Ciao, ciao a tutti amici. E al buon Elio che è rientrato. Un saluto a tutti. Ben trovato, Elio. Grazie. No, non voglio commentare Elio perché sennò poi andiamo in discorsi complessi, ma va bene così. A proposito di Coca-Cola, oggi leggevo che... Facciamo pubblicità, ringraziamo Coca-Cola che ci dona ogni settimana un litro, una cassa, ma ce lo dona l'anno prossimo, sì, quindi a settembre vi aspettiamo. E Jokic, Nikola Jokic. Sì, è vero. Oggi ha compiuto 23 anni. A parte quello, no, ha dichiarato su un'intervista che lui fin da piccolino, per un bel po' di anni, beveva 3 litri di Coca al giorno. Spumeggiante, lo oserei dire. Esatto. Ma veramente muori se bevi 3 litri di Coca? No, oppure no. Quinti Nikola Jokic. Forse rischiamo d'ordine da bere. Rischiamo, lancio una moneta. Sì, allora, vai Nick. Sì. Io mettiamo ordine in questa borgia in fondo. Mettiamo ordine. Io ho avuto il piacere, nonché l'onore, nonché il timore di giocare per un anno e mezzo con tale Steven Williams. Per chi non lo conoscesse, Steven Williams era famoso per una cosa della quale non possiamo parlare. Ci censuriamo segreti qui. Industriali. Per un occhio di vetro, per il ginocchio in Kevlar che gli è stato ricostruito montato tipo 30 anni fa dall'esercito americano e storie varie, e per il fatto di riuscire a bere 2,5 litri di Coca-Cola in un solo boccale fatto apposta per lui col suo nome? Sì, praticamente visto da me in persona, praticamente one shot a school, come si direbbe, a school. E sopravviveva la cosa? È sopravvissuto alla cosa finché un dottore gli ha detto o la smetti o muori. Cazzo, ci serviva un dottore, eh? Un dottore bravo, uno che ha studiato. Non mi fido. Steven ha smesso di bere Coca-Cola, ha perso 30 kg un giorno, mi ha portato una sua giacca che portava quando pesava 190, una roba del genere. Oggi è un tappeto a casa zero. Magari sembrava una canadese, mancava l'asta in mezzo, quella degli indiani, presente? Ok, arriviamo alle cose serie, vai. Sì. Allora, settimana dello Star Game ed è iniziata, e chiedo a Enrico di andare in sovraimpressione non è iniziata con questa, però noi possiamo pure tralasciare la parte iniziale del Rising Star, che è stata una roba vabbè sarebbe proprio tra il niente e il nulla fondamentalmente. Gara tiro da 3 punti che ha visto Devin Booker fare record ogni epoca, se non sbaglio, con 28 punti. Ma aspetta, sì, record di canestri, cioè punti, la questione dei pallini, no, record doppi. di punti. Vabbè, ok, cioè, dopo che hanno messo il carrello con tutti i palloni doppi. Jason Capone, se non sbaglio, ha fatto 25 o 24, senza il carrello, niente.
Ok, domanda secca sul tiro a tre e non ci perdiamo moltissimo tempo. Vi aspettavate un esploit del genere da Devin Booker? Sì, assolutamente, io lo davo o lui o Klay Thompson subito. Cazzo, sei andato rischiando, eh? Sì, sì. Hai tirato due nomi a caso. Appena ho visto, ecco, stiamo vedendo a ricordo un tirare, cioè, guardate la meccanica. No, non è che io possa permettermi di criticare la sua meccanica. Perché ha vinto l'anno scorso, saresti uno stronzo. Un umile pezzente, però cioè, non è arrivato neanche in fondo, voglio dire, al minuto. È troppo lento. Devin Booker ha un tiro molto simile, secondo me, a quello di Steph Curry. Perché se guardate, la palla non gli esce da sopra la testa facendo la classico polso spezzato, cioè, ma gli esce da davanti, dalla faccia. Ah, facciamo vedere il carrello di Devin Booker, magari, se lo troviamo. Sì. Questo è Clay Thompson. Ragazzi, qua stiamo vedendo un'enciclopedia. No, era ben prima, chiedo scusa. Ma che bello che è. Eccolo qua. Eccolo. Si era appena seduto o si stava alzando? Bastardo, deciditi. Si stava sedendo. Eccolo qua. Vedi che ha un po' il braccino, voglio dire. Beh, una meccanica. Però, ragazzi, questo qua tira bene. Non è che si discute. Cambiasse squadra, secondo me. Meglio. Potrebbe, meglio, esatto. Però, cioè, bravo lui. Devin Booker vincitore e ciao. Nel complesso una bella gara, secondo me, perché comunque alla fine ne ha fatti 28 Klay Thompson, senza scherzarci troppo, ne ha fatti 25, sì, è stato vicino per prenderlo, che è un altro mezzo record anche lì. Chiedo a Enrico di tornare in studio da noi, ovviamente. Andiamo alla cosa un po' più succosa, onestamente, che è la gara delle schiacciate. Già ne parlavamo prima. Secondo me doveva vincere Dennis Smith Jr. con la 360 che ha fatto. Secondo me no, assolutamente no. Io, come stavate dicendo prima, avrei premiato come vincitore Larry Nance, ma non tanto per la tecnica, ma perché è proprio il sinonimo di schiacciata. Cioè, per me la schiacciata vuol dire tirar giù il canestro da quanto la butti dentro forte. Aspetta, quella di Dennis si detta così da quando vedi così, però, i doppi sensi quasi sprecano, cioè, quella di sottolineo che non ho detto niente. Se dobbiamo dire la schiacciata più bella, non va a vincere. Se dobbiamo dire la schiacciata più bella, sono d'accordo con quella di Dennis Smith Jr. magari facciamo vedere ora delle computazioni. Assolutamente sì. Vediamo se ce l'ho da qualche parte. No, prima, eccola. Sì, che ritmo, cioè... Tac. Vabbè, fai partire intanto. Ce l'ho. Qualcosa facciamo. Abbiamo. In teoria, vabbè, che è stata, secondo me, come tecnica, come prodotto finale, la più bella. Mark Wahlberg, che cosa? Sì, tre giudici su... è stata dopo. Una roba come tre giudici su cinque non hanno mai schiacciato un pallone. Beh, DJ Khaled schiaccia un sacco, invece. Sì. Salta la gazzetta, forse. Domanda. Schiaccia Khaled. Su Larry Nance, secondo voi ha fatto bene a seguire le orme del padre? Beh, è stata una mossa nostalgica telefonatina, direi. Sì. Era abbastanza chiaro, sarebbe successo. Poi, come dicevano in telecronaca, concordo con Zen comunque. Puttana, aveva fatto salta. Quella del padre era molto più bella e molto più muscoloso anche il padre. Però sti cazzi. Sì, cioè, falla tu però. Beh, ragazzi, noi ci dimentichiamo Larry Nance, Brad Doherty a Cleveland, cioè, che hanno fatto la storia del gioco, Cristo e Dio. Quello che ho sempre detto io a proposito di Junior è che, no, l'ho detto anche nella chat del Fanta, per dirti, con un ragazzo americano delle Hawaii, fra l'altro, del quale un giorno potremo parlare perché è una bella storia. Quando vediamo Victor Oladipo che si veste la solita scusa se ti interrompo, se la prima schiacciata di Oladipo andava dentro, la gara delle schiacciate, secondo me, cambiava di brutto. Questo è vero. Nick? Sì, parliamo di una parte genetica che si è tramandata, però secondo me, cioè, anche la mamma non doveva essere una cattivissima atleta così a occhio, perché il papà, oltre a saper giocare a pallacanestro, era un saltatore fuori del mondo. Bell'uomo. Il problema è che manca la pallacanestro in Larry Nance Junior. Detto questo, eccola qua, la schiacciata più bella.
Detto questo, la classe non è acqua, questa è una roba fuori del mondo. Questa è stata, sì, ma di anni luce la più bella. Anche perché vai dall'altra parte e devi raccoglierla con, esatto, con la mano sbagliata tecnicamente. È lì la difficoltà. Ma non va per semplice. Che l'ha fatta anche la Vin questa. Che poi ricordiamo che Dennis Smith Jr. è uno e... 80 e un crackers forse. Sì, esatto. E anche un'età discretamente bassina. Sì, sì, no. Sì, quanto ha 20 anni? Ah, sì. 19, 20. Bisogna farla da Zach LaVine, che è 2 metri gagliardi, 2 metri, te l'aspetti da uno così. Questa secondo me è molto interessante. Questa è la più bella di tutte, secondo me. Perché questa ha tirato veramente... Bellissima. Bel missile. Boom. Sì, non è per niente semplice come sembra. No, perché hai il corpo che va indietro e devi coordinarti per... Sì. Guardiamo la partita, visto che le schiacciate. Guardiamo la partita, visto. Esatto. Su Donovan Mitchell, Enrico, puoi pure tornare in studio quando vuoi. Su Donovan Mitchell che fa la Vince Carter. Non l'ha fatto. Bene o male? Non benissimo. L'ho trovata un po', sì, fuori luogo. Non l'ha fatta bene, ma non benissimo. Non l'ha fatta così. Mi è piaciuta molto di più la prima, quella col doppio tabellone. Quella è uscita benissimo. Sì, al primo colpo, bam bam, così. Allora, chiedo a Enrico di andare di nuovo in sovraimpressione e arriviamo alla partita, che sì, stranamente è stata una partita. Una partita. Per quanto possa essere lo Star Game, una partita anche abbastanza giocata. Sì. Ok? C'erano molti confronti con la partita dell'anno scorso, che è stata di fatto. Questa è stata. Sì, è stata. Neanche il campetto. Sì. Ok? Storie di questo All-Star Game, al di là di LeBron, che è la terza volta che diventa MVP, voi cosa avete visto? Partite. Allora, ho visto un Curry schifoso, Westbrook lo stesso, Harden peggio. Peggio. Harden ha fatto veramente una monociglio, peggio che peggio. Però monociglio, spendo subito i primi due minuti. Monociglio che, monociglio che va in campo, sì, non sì, con la sua divisa, ma va in campo con la divisa di DeMarcus Cousins. No, questo cosa destro vuol dire? Che l'anno prossimo si rifirma. E infatti se ne frega se come, perché l'anno prossimo il bastardo rifirma, perché i due si vogliono bene. C'è una storia d'amore. Sì, piacciono, gay love. Kyrie che ha fatto un numero sul palleggio da panico, però Giannis... Ecco, parliamo di Antetokounmpo, per favore. Sì. Boh, io lo vedo il dominatore della Lega da qui al prossimo ventennio, penso, non so. Deve ritirarsi un alieno. Deve ritirarsi un Ma vabbè. Ti ricordo che questo 5 anni fa era in seconda divisione greca. E faceva 4 punti. Questo, e adesso è lì. Sì, no, niente da dire su questa cosa. Quindi vuol dire che anche tu tra 4 anni potresti diventare... Chiaro, che cazzo deve... Io ci credo, Riccardo Marroni. Domani firmo con qualcuno, sicuro. E comunque, se ci va Drummond, cambiare, se ci va Drummond all'All-Star Game, perché non ci va anche DeAndre? Così tanto per dire, visto quello che ha fatto. Vi ricordo che DeAndre, ve l'avevo mostrato prima, era in Islanda a vedere l'aurora boreale. Cazzo che gliene frega lui. Ah, parliamo anche di Damiano. Lillard. Ha messo 3-4 tiri un po'... molto facili. Difatti molti commentatori dicevano che se non avesse vinto Team LeBron... l'MVP dall'altra parte sarebbe stato proprio Damian Lillard. Sì, ma giusto, ma è stato, chi altro, è stato il migliore dell'altra squadra. Che altro ha giocato bene? Ha giocato bene Antetokounmpo, cioè... affanno anche la coppia di Toronto, devo dire. Beh, vabbè, uno è Kyle Lowry, cazzo. Ti volevo. Fa schifo Kyle Lowry, cosa c'entra lì in mezzo? Però posso... Dica. Siamo leggermente off topic. Vai sull'off topic. Ma parliamo di questo messaggio di DeRozan... a proposito della depressione di cui ha parlato un paio di giorni fa. Vai. No, ve la butto lì. Io non ho seguito la cosa, non ho visto. Sostanza, lui parlava del fatto che il fatto che lui sia passato attraverso un periodo di depressione l'abbia spinto a diventare il giocatore che è adesso. Questa è una storia molto comune adesso, negli Stati Uniti è un fenomeno molto molto vasto e più in superficie di quello che di quello che magari può succedere qui, certo, e questa cosa colpisce tutti,
cioè a prescindere dallo stato sociale, dal ceto, dal fatto che tu sia ricco o povero. Ricordiamo anche le origini di DeRozan, che secondo me non aiutano. Arriva da Compton. Compton, beh, io sarei contento se fossi venuto fuori da Compton e adesso avessi milioni di dollari in banca, però non esattamente non è così, non è così banale, nel senso che lui dice: può sembrare che la tua vita sia la più scintillante del mondo, però può esserci qualcosa che non va. Quando si spengono le telecamere, poi è facile cadere da qualche altra parte. Su questo discorso io te allargo. Ma il bello è che non c'entrano droga, non c'entra. Una cosa personale. Io allargo l'off topic che ci ha lanciato Nicola, segnalando come l'infortunio che ha avuto Gordon Hayward all'inizio stagione è stato proprio trattato a livello giornalistico da diversi giornalisti, anche su The Ringer, che parlavano proprio della possibilità per questi atleti. Perché stiamo parlando di gente che perde qualche milione di dollari, no? Quindi non proprio i più sfigati al mondo. Però per questi atleti la possibilità reale e concreta che, vedendo questo tipo di infortuni, cioè una gamba che si spezza, Paul George, di cadere pesantemente in depressione, no? E Gordon Hayward ha tranquillamente smascherato la sua, voglia di non entrare in depressione, ad esempio passando ore su ore a giocare con i videogames, fondamentalmente, proprio per staccare la mente da quel tipo di pensiero, certo, di visualizzazione dell'osso che si spezza, e prendere un'altra strada. Certo. Questo secondo me è molto molto interessante e fa il paio con questo tipo di cose che magari non si vedono su NBA.com, certo, non si vedono sui siti, non si vedono in televisione, ma sono parte di quella vita privata che è molto molto importante per tutti, ovviamente. Sì, guarda, a me è venuto in mente, però Gordon Hayward, grande Gordon, PlayStation. Cazzo vuoi che sia depresso con una figlia del genere? Vabbè. È la sorella quella. No, a me questa frase di DeRozan mi ha fatto molto riflettere, più che altro perché io un po' di anni fa ho avuto occasione di sentir parlare un ragazzo, un ex nazionale di pallavolo di altissimo livello, Meoni, giocatore, un ragazzo di Padova che era arrivato a livello nazionale, ha fatto le Olimpiadi, ha fatto i mondiali europei e storie varie. Lui anche da giocatore, ancora da giocatore, è entrato in una depressione cronica che l'ha portato a perdere 15-20 kg, a non aver più voglia di uscire di casa, di non vedere più persone. E lui parlava di come questa, ritornando al discorso Stati Uniti, loro hanno i famosi counselor, sì, che sono una figura che non sono gli psicologi. Esatto. No, soprattutto nell'università ce ne sono tanti. All'interno dell'università, soprattutto nella fase di costruzione della personalità, ce ne sono molti. E parlava di come questa patologia si superi veramente passetto dopo passetto, giorno dopo giorno, e che non abbia cause scatenanti. Può anche non essere un infortunio, non essere smettere di giocare, non essere visibile. Tu puoi anche essere vincente e essere, avere tutto in regola, i soldi, il successo, la fama, e non basta, e però avere il buio dentro, e questo è tremendo. Rimanendo a discorsi seri e impegnati, la diatriba tra LeBron James la giornalista. Volevo proporlo io come tema. Cos'è successo? Io non so nulla. Questo è interessante. Lo sono dimenticato. Una giornalista, non si sa. No, allora, siamo pro Trump. Facciamo un salto indietro. Sparatoria negli Stati Uniti. Penso lo sappiamo tutti ormai all'ordine del giorno. Okay. LeBron James è uno a cui non piace troppo stare zitto, è comunque uno che comunica tanto sui social network, è una figura di spicco, ricordiamo che... Ha un peso, diciamo. No, ricordiamo che l'anno scorso il suo tweet contro Trump, in cui disse che Golden State non voleva andare alla Casa Bianca per loro scelta, perché c'è lui, è stato il tweet più twittato dell'anno, cioè, quindi parliamo di una personalità importantissima, twitta dicendo: cazzo Trump, deciditi, dobbiamo cavarle via queste armi, facendo il sunto. Cosa succede dopo? La giornalista
di non so quale, no, di una testata giornalistica, esatto, importante, va in TV dicendo lui dovrebbe shut up and dribble, ovvero stare zitto a giocare a basket, palleggiare, Cory Moro praticamente, esatto, fondamentalmente. Succede... la traduzione è letterale, sì, hanno detto più o meno succede così. Un po' il putiferio, LeBron non la prende bene, non la prende benissimo, ovviamente ha tutti i mezzi per far sentire la propria voce. Draymond Green gli va dietro, tra l'altro, no, interessante, secondo me è interessantissima la campagna di social media marketing che ha dietro LeBron. Esce la notizia, ore dopo, poco, lancia la campagna I am more than an athlete, sono di più di un atleta. Parte la campagna, gli fa le scarpe e fa il degheio di gente, tutti a seguirlo, pazzesco. Sì. Questa è reattività nel prendere l'argomento finché è caldo. Sì. Esatto. E quindi ovviamente un tema molto caldo non solo negli Stati Uniti, perché comunque le figure sportive importanti, tanti dicono ma che cazzo vogliono, si limitano a giocare. No, hanno anche delle opinioni, hanno anche degli interessi, ed è giusto che li esprimano. Hanno scelto il momento clou dell'NBA per mettere in piazza i panni sporchi, diciamo, il momento migliore dell'anno. Questo ha avuto un'risonanza mediatica. Tu Michele cosa ne pensi? Qui entreremo in discorsi politici molto molto importanti, diciamo che allora noi spaziamo, sai. Sì, non si può dire che ha sbagliato, nel senso che dal punto di vista della risposta, cioè lui, LeBron è stato attaccato da una giornalista, no? Quindi ha risposto quello che gli pareva, niente da dire. Io sono sempre molto convinto che chi ha una posizione pubblica, siano essi giocatori, politici o influencer, come va di moda oggi, esatto, Nicola Zen, esatto, abbiano, non dico il diritto, ma la possibilità di metterli degli argomenti e far ragionare la gente. LeBron lo sta facendo alla sua maniera, con tutto un bagaglio di struttura che gli va dietro, il suo passato, la sua storia e tutto, fa bene, punto. Condivisibile o meno l'opinione che lui va a mettere, è un cazzo di suo diritto, cioè è sì, il appunto suo Twitter, potrà parlare del cazzo che vuole lui, cioè state non ascoltarlo, ma andare a criticare uno che deve stare zitto e giocare mi sembra veramente polemica sterile. D'accordo. Virgola, prima ho visto il TG e ho letto che Trump sta riformando la legge, legge sulle armi, quindi la pressione c'è. 2022 LeBron presidente. Beh, ha parlato LeBron, si fa la riforma. Ma vogliamo parlare dell'argomento vero dello Star Game? Sì. In realtà ci sarebbe un'altra polemica sterile da parlare. Perché Dennis Smith Jr. non è stato contentissimo di come è andato allo Star Game. Twittando anche assieme a Victor Oladipo. Ha twittato a Victor Oladipo. Legittimo o meno la polemica, possiamo parlarne, perché Victor Oladipo fallisce la schiacciata e i giudici gli danno un punteggio di 31, se non sbaglio. Dennis Smith Jr. fa una schiacciata normale, mediocre, sì, 39. Dennis Smith Jr. dice: ma come cazzo ragionate? Perché lui sbaglia una schiacciata e si prende 8 punti in meno. Vabbè, di me. Però c'è DJ Khaled, quindi appunto una giuria un po' rivedibile l'anno prossimo, diciamo, tranne il dottor J che ormai è lì. Parliamo di Fergie? No. Torniamo alla partita. No, Fergie, ce la fai sentire tu. Torniamo alla partita e parliamo di Adam Silver, che ha già detto che l'anno prossimo il capitano lo vogliamo in pubblico, le squadre le vogliamo in pubblico. Ah, sì, tanto la gente guarda anche quello. Beh sì, perché tutto il mercato mediatico è stato enorme. Ma ha detto un'altra cosa interessante. Esatto, questa notizia, che è secondo me secondaria, nel senso, parla dello Star Game. La notizia importante è che dall'anno prossimo pare che i playoff si mescolino. Non dall'anno prossimo. Ne stanno parlando. Ah, secondo me è attuabile, sarà 2020, più o meno. Non è mischione. Così a breve termine, ma mischione. Allora, i pro sono ovviamente evidenti a tutti, ovvero alzare l'asticella di competizione. I contro, secondo me, se ti becchi Miami-Portland, fare avanti e indietro. Male per 7 partite, ma non è esattamente la cosa più semplice da fare. Come parlavamo prima io e te, ad oggi i playoff sono strutturati con oggi giochi, domani non giochi, dopodomani rigiochi di nuovo. Cazzo, iniziare a pensare che devi spostarti e farti tutta l'America, cosa sono, 6 ore di viaggio, non so, per andare a giocare dall'altra parte, dopo giochi, dopo torna giorno dopo viaggi, giorno dopo giochi ancora, inizia a diventare veramente pesante. Sì. Quindi vorrebbe dire riformare totalmente tutto il calendario della Lega ad oggi, non solo i playoff, ma anche la regular season. Nick, d'accordo? No.
sul residuo. Su cosa? Esatto. Sul mischio. Prescindere. No, a prescindere. No, secondo me le conference devono rimanere così, devono provare, devono cercare un modo per riequilibrare. Est e ovest. Per riequilibrare est e ovest, assolutamente. Ecco, è negli interessi della Lega, è negli interessi degli sponsor, è negli interessi di tutti. Sicuramente lo troveranno. Elio? Io sono d'accordo con Nicola, secondo me il problema non è est o ovest, il problema è che ci sono i Monstars e LeBron. E questa cosa qua tu puoi farla, come diceva Stephen A. Smith, questa cosa qua, anzi Max Kellerman, tu puoi, cioè se sono due squadre, possono essere una a Valproto, l'altra a Gaianigo, oppure Miami, Portland, però hai sempre due squadre. Però sono due squadre formate così, cioè l'equilibrio non si trova. Valproto, Gaianigo, dopo te li segno su una mappa. Che però di Vicenza sono luoghi. L'equilibrio non si trova tra est e ovest di due squadre. Cioè, l'equilibrio si trova bene o male, almeno in tre da una parte e tre dall'altra. O comunque, se non volete fare da una parte e dall'altra, almeno cinque squadre che hanno idea di poter vincere il titolo quest'anno. Ce ne sono tre, due e mezzo. Sì. Secondo me, Cleveland. Scusa, due e mezzo, ma no? Com'è? È più è il mezzo. Sì, no, allora facciamo mischione, due. Mischione. Sì, perché e allora vuol dire che tutte e due sono ovest, però. Cioè, mezza, siccome è mezza Houston, una è Golden State. Siamo 25, 50 Golden State e 25 Cleveland. Mi piace come se le sono divise per bene. Un quarto. Escludiamo già Boston, a prescindere. No, a prescindere, però siccome non ha la forza mentale per... Stati a sette partite a battagliare. Però, cioè, ritorno un attimo indietro, secondo me non è giusto, ma questo non lo è mai stato, il fatto che magari una nona ad ovest abbia un record migliore anche di una sesta, di una settima. Questo è vero, questo non l'ho mai capito. Questo è tremendo, cioè ti mandi un messaggio sbagliato, vuol dire che tu puoi fare bene quanto vuoi, arrivi in fondo è sempre stato odioso questo, sono d'accordo e con questo te. È sicuramente da cambiare anche se cioè, questo cambia in termini di introiti, visibilità eccetera, però certo. In termini spiccio di vedere chi arriva alle finals non cambia niente, no, certo, cioè, adesso all'oggi, non so, magari 10 anni fa se era diverso, ma all'oggi la squadra che arriva a sesta. No, che vada. Sì, no. Poi, che capita una volta nella vita che New York da ottava va in finale. Ad oggi, se usassimo il format futuro, sarebbero 9 squadre ad ovest e 7 squadre ad est, che non sarebbe tutta sta differenza. C'è stato un momento l'anno scorso che erano 5 ad est e fai la matematica, tot. Le altre sono tante, cioè è una bella differenza. Chiudendo il capitolo NBA, si torna a giocare giovedì per il fuso orario americano, quindi venerdì notte per noi, sono già partite piuttosto importanti. Io vi lancio una chicca che, esatto, prima di andare con il basket minors, Utah che è in striscia positiva da 11 vittorie, Donovan Mitchell che fresco di vincitore gara delle schiacciate e recordman davanti a Will Chamberlain per partite vinte da un rookie con il rookie come miglior realizzatore, okay. Glielo diamo al nostro rookie of the year? No. Ancora no? Ma sai che secondo me l'aria sta cambiando? Ormai... È vero. Perché dopo l'esposizione mediatica dello Star Game, secondo me... È quello che fa la differenza, perché tu te ne accorgi su Instagram. Se ne accorgi su Twitter, cioè vedi mediaticamente quando cambia l'aria. E secondo me sta cambiando, però non so se basterà, vedremo. Se aiuta va ai playoff, secondo me gli trascina lui. Al di là di un, come diceva Nicola, in tempi non sospetti, di un quintetto che fa. E rilanciamo l'hashtag veramente... Froci per Joe Ingles. Qui dentro Joe Ingles piace. Cioè, un quintetto di Utah che effettivamente ha tutti i sacri crismi per giocarsela, non dico contro le prime, ma sicuramente un quintetto che dà fastidio a molti. Hanno un sacco di giocatori, hanno Favors, Rubio. Cioè, hanno Rubio che l'ultimo mese ha fatto fuoco e fiamme, oltre a Joe, Rudy Gobert che è a livello, è un giocatore da All-Star, secondo me. I primi 5 sono buoni. È un giocatore da All-Star se gioca con... costanza, con continuità, e dalla panchina hanno Burks, cioè gente cazzuta, sì. E sono organizzati, si passano la palla, gli piace giocare assieme, difendono tanto e danno probabilmente il giocatore di uno contro la guardia vera
che gioca uno contro uno meglio della Lega, probabilmente. Sì, 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 sì. E che ha una capacità di leggere che da un rookie non ti aspettavi, sì, subito. Intorno a un impianto che gli ha permesso comunque di crescere a livello esponenziale. Domanda finale, Utah playoff? Sì. Sì, credo ce la fanno alla fine. Speriamo, dai. Noi poi come al solito playoff ne perdiamo tutte dopo, vabbè, alla fine, vabbè, non importa, perché... però dopo lo Star Game di solito qualcuno scoppia e qualcuno si gasa, esatto, Donovan si gasa, però secondo me Golden State le perde tutte, segnatevele, io ve l'ho detto. Allora noi andiamo di nuovo in pausa, ci vediamo qui per un po' di sanissimo basket minors, a dopo. Evviva. Coppa Italia, partenza soft. Facciamo una piccolissima parentesi. Scusa, no, gli ha fatto vedere il risultato della Coppa Italia. Hanno riso. Chi ha vinto? C'è stato da ridere. Incredibile. Peppe Poeta, no, non ha vinto Peppe. Vabbè, ha vinto. Ha vinto anche Peppe Poeta. Ha vinto anche Peppe Poeta. Peppe Poeta penso sia ancora a locali, credo. Sì. Dopo tre giorni. Ha cambiato il lato del riporto. Torino che vince contro Brescia la finale di Coppa Italia, si aggiudica per la prima volta nella storia del mondo mondiale la Coppa Italia, roba, esatto. Sicuramente una storia interessante, perché Torino era saltata per aria col Tritolo non più di un mese fa, il 5 febbraio era, esatto, il secondo coach che arrivava, e quindi meno di un mese fa, 15 giorni fa, impresona con le top team che escono subito, quindi Avellino, Venezia e Milano che ci salutano al primo turno, fondamentalmente. Prevedibile. Brescia, no. Anzi, una finale che raccontano, non l'ho vista personalmente, l'ho solo letta, raccontano non bellissima nei primi due quarti, no. 31-28, esatto. Sparacchiando con cifre molto molto basse. Un finale però finale interessante. Confusionario. Gagliardo, triple da una parte, errori dall'altra, bim bomba. Meritata per Torino? Faccio un piccolo salto all'indietro. Iniziamo col fatto che clamorosamente escono tutte le grandi subito e penso siano arrivate le pizze! Sì, perché Avellino cade subito il primo giorno. L'inviato speciale. Avellino cade insieme a Venezia il primo giorno, Milano cade il cielo dopo che cade Milano, perché cade Milano. Cazzo, ne sono due pizze. Anche perché tragedia. Anche perché mi è caduto Milano. Esatto, anche perché Milano qualche mese dovrebbe vincere qualcosa prima o dopo, ma... Ma tra l'altro è uscita nel derby con Cantù che arrivava favoritissima senza il suo top player, e invece Cantù gioca bravo. Ti trovo preparato. Cantù gioca una partita bellissima, perfetta. Secondo me una delle migliori partite che Cantù abbia giocato in 10 anni. Una partita preparata perfettamente. E quindi dopo subito i quarti, rimaniamo con le meno favorite. E da un lato Brescia, che trova prima un Cantù senza ulteriori giocatori che erano andati a mancare nella partita contro Milano. Dispersi da qualche parte. Dall'altra parte Torino che va a battere Cremona, e quindi una finale un po' strana, perché comunque due squadre a cui nessuno dava il gettone all'inizio. C'è da dire Brescia, molto bene, però una gestione finale rivedibile. Non benissimo. Sì, ci sono state un po' di voci intorno a Luca Vitali. Volete dire qualcosa? Stavo pensando ad altro. Ok. Apprezzo la tua franchezza. Tranquillo. Lasciate la scena. Dimmi, sì, Riccardo. Stavo guardando altro, quindi... So benissimo, Nicola Zen, di essere l'unico eclettico qui dentro. Tutto il basket. Lo sai, sei eclettico. Io vorrei fare una semplicissima osservazione sull'esito di questa Coppa. La Coppa Italia è lo specchio del nostro basket. Eccolo qua. Punto. In questo momento. Hai già detto tutto. Tradotto? Perché io facciamo cagare. Ok. Allora. Così mi piaceva di più. Hanno tutte le nazioni d'Europa hanno giocato la Coppa Nazionale in questo weekend per alternarsi, ovviamente, con gli impegni delle Coppe Europee. Certo.
Allora, in Spagna è stata una sorpresa perché ha vinto il Barcellona. È vero. Ok? È sempre Barcellona. No, che insomma, cioè, una sorpresa non è proprio una cozzaglia di stronzi. Non stanno giocando bene, 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 però. Schifo non fa, però, al basket. In un torneo così corto di tre giorni. Se becchi la giornata giusta. In Russia ha vinto il Khimki. Ok, che anche lì non è il CSKA, però non è il CSKA, però è sempre una squadra di Eurolega, top come... a livello top in Eurolega. In Turchia ha vinto l'Efes, che okay, battendo in finale il Fenerbahce. Tra l'altro, Efes che troverà Milano questa settimana. Scusa, se esattamente, ti andrai a vedere? No, strano, gioca di giovedì. E quindi, e tu giovedì vai a vedere. Secondo la voi, serie D. Secondo voi. Ok, Torino che gioca contro il Khimki, Torino che gioca contro l'Efes, Torino che gioca contro il Barcellona. Meno 30 e fa freddino. Secondo me sì, è assolutamente lo specchio del nostro basket. Ma non benissimo. Ti cito bene. Solo una o due settimane fa, non mi ricordo quando ne abbiamo parlato, parlavamo di una Torino in uno stato un po' disperato dopo l'abbandono di Luca Banchi, che iniziava ad andare malissimo dappertutto. Banchi di no, 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 attenzione, il problema non è Banchi di nebbia. Beh, questo è importante, questo è importante. Il problema non è Torino, il problema sono le altre. No, certo. Perché Torino si è giocato le sue carte, ha fatto bene. Cioè, no. Sono le occasioni, erano tutti figura. Sani, cioè sono riusciti ad avere... Una quadratura del cerchio in quella settimana là, non una brutta squadra, no, no, assolutamente intorno a Milano fondamentalmente, ovvio. Purtroppo in Italia, ovvio. Sì, in Italia sempre di quello si parla, gira Milano. Dopo questa andiamo col basket minors, vero, con una bella notizia, però, che vedo Nicola già pronto con i suoi articoli. Sigla. No, fa fastidio. Vai, ma fa sigla, però. Faceva fastidio anche quella. Beh, Vicenza bene. A posto. Ciao, grazie. Vicenza bene, bene. È andata a vincere in casa contro Lizzone, patria del mobile, fra l'altro. Attenzione. C'è del mobile. C'è del Mogano. Suggerimento dalla regia. Ikea. Da montare. Abbiamo Simone Capraro che fuori onda fa cose che voi umani non potreste nemmeno immaginare. Va bene, Ariel Svoboda ne mette 21, De Martini 11, Corral 22, apprensione per Pippi Montanari che sembra abbia un problema muscolare abbastanza importante. Vicenza che arrivava a ranghi molto ridotti. Tra estremamente ridotti, visto che non hanno giocato, ha giocato pochissimo Kekovic, praticamente Umberto Campiello non è sceso in campo. DNP. E ha dovuto convocare addirittura il giovane Mezzalira Silvestrucci, quindi prima volta di questo ragazzo stragiovane che non aveva mai messo piede neanche nella panchina della Serie B. Quindi partita, vittoria che vale doppio per Tramarossa contro una Bernareggio sempre stoica come sempre, con De Bettin a 13, Bossola a 15 e Bortolani a 13, oltre all'ottimo Baldini a quota 11, 20-15, 25-21, 12-17 e 16-19 per rimettere la partita in ballo. La nostra Padova dell'amico Enrico Crosato va a vincere una partita importantissima contro Faenza 74-78 dopo una serie strainfinita di infortuni. Finalmente ritornano alla vittoria. E classifica sempre abbastanza statica con 100 a quota 40. Con i nostri carissimi amici del Green Basket Palermo che vanno a vincere. No, vanno a perdere. Hanno perso 67-60 contro Rimini, però hanno mosso la classifica visto che sono assieme all'Alto Sebino in coabitazione, all'ultimo punto, però non molto alto questo Sebino. Però basso Sebino. Però a quota 10, quindi sta cominciando un po' di rumba nelle zone basse, esatto. In C-Gold abbiamo la bella vittoria di Arzignano contro la Codroi Pese, Codroipo, città della quale adesso Ricky Marola ci farà l'anagramma.
devi ripeterlo tante volte. Co-co. No, no, lascia stare. Coco, coco. Dopo te. Convencato, che ha compiuto gli anni, fra l'altro. Auguri, Venca, la domenica stessa. Esatto. Con Vencato a quota 11, Monzardo a 16, Jack Bolcato a 24, Codroi Pese con Gaspardo, fratello di Rafael Gaspardo che gioca a Cremona a quota 14, Nobile a 21, salutiamo. Saluto. Ciao. Varuzza 8 e Maghet a 13. Cory Magheri. Magheri. Che è di Udine. Famosissimo. Bassa. Afroamericano di Udine. Gioca in Cina. Non sì. So. Gioca ancora? Sì, teoricamente. No. Adesso guardo. Riese contro 2000. Vista. Vicentina, sì, vista. Purtroppo poco da dire. Riese senza Lunardon e Cervio. Infortunati in panchina solo per odor di firma con Frigo che purtroppo si fa male durante il secondo quarto di gioco e sembra seriamente purtroppo non benissimo, e con Fontana che deve uscire per un risentimento anche lui al ginocchio, che però sembra più sotto controllo. Grosso peccato, visto che mercoledì c'è lo scontro con Bassano nel derby. E per Riese ci sono stati i classici: Carlesso a quota 14, Nicola Camazzola a 17, e Baratto, fra l'altro scritto dal giornale di Vicenza, Buratto a 13, però in una buona prestazione di squadra. Per due ville i 20 di un super Simone Forner che ha fatto una partita veramente gagliardissima, e Scerbina a 10 e Trevisan a 11. Tanto casino Trevisan, un ragazzo che mi piace veramente tanto cestisticamente parlando che però è veramente nel marasma. E Bassano che va a cedere le armi in maniera più che dignitosa in casa contro la prima della classifica San Vendemiano. San Vendemiano senza Medizza, però vabbè, è sempre prima in classifica. Mossi a 24, Tracchi a 10, Medis il lettone a Kristaps Medis a quota 18, Muner a 13, e con una con un Bassano che ha avuto Izzo a 10, Mattia Leonardo da Campo a quota 11, fresco di convocazione con la nazionale under 18, Bagnese 14, Filoni 11 e il Gallo a 12. Partita che comunque ha avuto uno svolgimento abbastanza lineare, con 19 a 24, 35 a 14, 57 a 70. Oh. Quindi partita più che giocata, certo. Certo. Per i ragazzi. I 20 finali che poi Papi. Sono prospettati. Esatto, quindi classifica sempre con Sambe a 36, con il Corno che sta andando a ruota alta a quota 30. La benedizione di Wildside Basketball. Assolutamente, stanno facendo percorso netto, se non sbagliamo è la quinta vittoria consecutiva. E con Joel che ne mette 20 l'ultima partita. Joel Zacchetti che sta dominando, mettendo a fare fuoco il campionato. Prevedibile. Un po' imbolsito le prime partite, poi ha preso il ritmo. E due ville sempre ultima a quota 4, Bassano a quota 6, Montebelluna a quota 8. Prossimo turno abbiamo Verona che ospiterà TFL Garcia Moreno Arzignano e il derby Dueville Bassano. Per la Silver poco da dire, visto che Pizzetta Piovene riposava, risultati ampiamente nella norma, con Murano sempre primo in classifica a quota 34, Roncade che la tallona a quota 32. Campionato spaccato in due, perché 34-32 la terza, che è Abano che sta ben comprando, è a 24, quindi diciamo che è abbastanza un... Che per Dio è un onestissimo punteggio campionato, però c'è un bello stacco. È un discorso di decisamente a due fra le prime due della classe. Finito. Finito. Di Serie D, noi abbiamo già detto un sacco di roba. Andiamo ovviamente solo a leggere la classifica velocissimamente. Poi ho la chicca perché do la punta. Vai con la chicca. No, dopo. Altavilla 38, Peschiera 34,
che appunto va a perdere una partita stranissima contro San Bonifacio. San Bonifacio che ha 18 punti in classifica, ne pigliano 15, Babic ha 28, poi poco altro per Peschiera, quindi Altavilla che è lunga in classifica, Solesino ha 32 e adesso Peschiera deve fare i conti con chi gli sta dietro più con chi gli sta davanti. Bustavano ha 24 assieme a Roncaglia e Argine, Araceli ha 20, abbiamo Schio in chiusura di classifica a 10 punti con un gruppone che vede Arcella, Mestrino e anche Basket Polesine, Malo ha 6 punti in chiusura. Battuta non scontata che non sta andando benissimo. Non benissimo, Malo. Edo? Allora, vi racconto cosa è accaduto domenica a pranzo a casa Sperandio. Una cosa che ci interessa ovviamente. Tanto so che mi interessa un sacco. Vai. Sabato registro allo Stargame, cazzo, domenica pranzo guardando quello. Mi interrompono e mi fanno Sky. No, ma guarda, noi l'abbiamo già visto, non è stato un granché. E io dentro me stesso un po' deluso. Domenica, che bravi. Ma come cazzo hanno fatto a guardarlo in diretta? Ho fatto il dritto. Tra l'altro sono arrivato a casa a mezzanotte, stavano andando a letto, quindi E inizia la gara delle schiacciate e mio papà mi fa, sì, perché comunque è strano pensare che Aaron Gordon ha fatto così bene l'anno scorso e quest'anno è uscito subito. E io dentro di me dico, ma Aaron Gordon quest'anno non c'è? Il tutto si chiude con, però cazzo, davano rotto Krista Porzingis, però l'ho visto lì che giocava. Ma il mio cervello ha unito le cose e gli faccio, ma che All-Star Game di che anno avete guardato? I miei sabato sera hanno guardato lo All-Star Game dell'anno scorso, convinti fosse lo All-Star Game di quest'anno. Bellissimo! È stato bellissimo. Salutiamo la Berti e Mauro. Ciao amici, alla settimana prossima. Michele Cogno, Edo Sperandio, Nicola Zè, Riccardo Marolla e il buon reverendo. E tutto. E gli ospiti. Simone Caprava, Marco Tosetto e Rinaldo. Quanta gente qui dentro! Troppa gente, adesso ci sono arrivate le pizze e noi ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao, ciao ragazzi, ciao.